a tutti, ciao belli, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana, oh yeah! Allora, oggi andiamo a fare una preparazione importante e particolare per tantissime buone, buonissime ricette per fare uno spaghettino fantastico, ma non soltanto, no? Quelle che sono le nostre acciughe o alici sott'olio. Come si preparano le alici e le acciughe sott'olio? Beh, allora, i procedimenti sono due fondamentalmente. Il primo è quello di metterle sotto sale per circa 10-15 giorni, dipende un pochino dalla grandezza dell'acciuga o dell'alice, e poi dopo viene messa dentro dei barattoli sott'olio e lì dobbiamo andare a fare poi quella che è la sterilizzazione, la chiusura del barattolo, ma lo vedremo fra 10-15 giorni, no scherzo, vabbè, per voi sarà rapido, per me passerà tutto questo tempo. Bene, allora, mentre sto parlando vi faccio vedere anche come devono essere pulite queste acciughe, quindi le prendiamo così per le mani e gli andiamo a eliminare la testa in questa maniera, dopodiché eliminiamo anche tutte quelle che sono all'interno e le sciacquiamo bene sotto dell'acqua corrente. Una volta che abbiamo ottenuto un prodotto così bello, perfetto, pulito, torniamo sul nostro tavolo da lavoro ed eccoci qua. Sono tutte quante pulite, pronte, visto che magia, velocità nel fare le cose. Ora, una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo qua del sale grosso, iniziamo a mettere un pochino di sale dentro uno di questi che sono quei contenitori da frigorifero degli alimenti e gli mettiamo sotto del sale grosso, ok? Guardate, questa è una cosa veramente elementare e poi molto molto economica, a dir la verità. Quindi iniziamo a prendere le nostre alici e le mettiamo così. Una cosa che non vi ho detto, mentre io le vado a mettere, poi tanto voi vedrete con una ripresa dall'alto, una volta che avrò finito di fare il primo piano, vi dico una cosa in particolare. Quando le pulite, prestate molta attenzione a quelle che sono le interiora, ok? Perché potrebbe nascondersi all'interno del pesce azzurro un piccolo diciamo vermicello che non è proprio un vermicello ma si chiama anisakis, che è abbastanza fastidioso, poi dopo per riuscire a toglierselo è veramente un problema. Allora, per ovviare a questo, quindi se voi quando le avete pulite vi rendete conto che c'è questo, qui si vede che ci sono dei vermettini che si muovono, allora le prendete e le mettete nel congelatore per 72 ore almeno e le pulite così, fatte così, poi le mettete nel congelatore. Certo, non è la stessa cosa che farle fresche fresche, però purtroppo adesso nel Mediterraneo questo maledetto vicio, si chiama in spagnolo, si dice vicio, sta veramente facendo dei danni. Comunque, come vedete, io le sto mettendo in questa maniera, come si dice quando le sardine sono nelle scatole, sono tutte anche quando sono gli rompono le scatole, e le finiamo di mettere così in questa maniera. Una volta che abbiamo finito di fare tutto questo procedimento, prendiamo, fatta una fila così, ok, copriamo con del sale in questa maniera, un po' anche sul tavolo, mi raccomando, fate cadere un po' di sale, poi prendetelo e buttatelo alle spalle. Non deve essere tantissimo, però non deve essere neanche poco, fatto così devono essere bene 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 attaccate una con l'altra, e le mettiamo dall'altra parte anche in questa maniera, così, perfetto. Ciao, adesso finirò di fare anche questa seconda parte. Le mettiamo tutte quante così, vedete? Una delle cose più difficili da fare quando uno cucina è dover parlare e fare vedere quello che sta facendo. Comunque, dai, tanto si capisce quello che stiamo facendo, ok? Perfetto, allora le ho finite così, queste qua sono circa un mezzo chilo, voi potete metterne un po' di più. Di sale praticamente ne ho consumato un mezzo chilo anche di sale, più o meno, no, forse un pochino di più, forse un pochino di meno. Comunque l'importante è che siano ben coperte, ok?
A questo punto, se non avete questi ermetici così, come me, prendete e li mettete sopra una pellicola trasparente, niente di particolare. Ora, questo frigorifero per una decina di giorni, ok? E dopo vi faccio vedere una cosa importante. Eccoci qua, siamo ritornati, sono passati 13 giorni, e infatti vi avevo detto fra i 10 e i 15, 15, 10, 15, 13, 18, non importa, potete anche lasciare 20 giorni. Fra l'altro, una cosa importante che volevo dirvi, che questo è anche un ottimo metodo per conservarle le alici. Adesso guardate che meraviglia che è venuto fuori, guardate come sono. Vi ricordate quell'acquetta che vi dicevo che si è fatta? Questa qua. Allora, questa non è la collatura delle alici. Adesso non me, lo dico perché dai, smettiamola di fare, facciamo i seri un attimo. Questa non è la collatura di alici, in realtà è una sorta di collatura di alici. Però la vera collatura di alici viene fatta quando queste vengono schiacciate, quindi quando gli viene messo un peso sopra. Noi invece andiamo a fare un lavoro un po' diverso. Qui sul tavolo ho del vino, dell'aceto di mele, ma va bene anche l'aceto di vino bianco, del peperoncino e poi un barattolo dove poter andare a metterle dentro. Vi ricordate, i barattoli devono avere sempre la clip, ok? Perché questo sta a indicare che abbiamo creato poi il sottovuoto. Qui ho un pentolino con niente adesso, ma dopo gli metterò un pochino di acqua, che ci servirà per andare a fare quello che è il sottovuoto una volta che andremo a farle. Lì ho la pentola, perché ho la pentola? Perché dopo non le vado a fare tutte, una parte vi faccio vedere che le potete utilizzare già subito, perché vi dicevo all'inizio di questa seconda parte che questo è anche un ottimo metodo di conservazione per poter fare poi degli spaghettini che sono fantastici. Infatti la prossima video ricetta che andrò a fare saranno gli spaghetti aglio olio e peperoncino, e ci buttiamo dentro un paio di alici, di queste acciughe buone, da ciupparsi allo sdetto. Vabbè, allora, bando alle ciance, cominciamo. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Allora, prima cosa, prendiamo una ciotolina e ci mettiamo dentro metà aceto e metà vino bianco. Vino bianco, basta che non sia dolce, ovviamente, ok? Un po'. Questo serve perché adesso che andiamo poi a pulire quelle che sono le alici, serve un po' per dissalarle, insomma, per togliere un pochino di sale. Non le dobbiamo mettere però più a contatto con l'acqua, ma le metteremo qua dentro. Se poi è poco quello che abbiamo messo qua, perché sono troppo, cioè insomma, sono troppe le alici che voglio andare a fare, ne aggiungiamo un po' di più. Quindi la dose è 50% aceto bianco e aceto di mele o di vino bianco, e 50% vino bianco. Prendiamo le nostre alicine, guardate, ok, ci aiutiamo un pochino, cerchiamo di dissalarle al meglio possibile e poi le andiamo a fare i filettini. Per fare i filettini, guardate, è una cosa veramente molto semplice, guardate come si fanno, voilà, tiriamo via, prendiamo qua e tiriamo via la lisca centrale. Fatto questo, ok, lo possiamo dividere il filettino e lo mettiamo dentro quello che è l'aceto e il vino bianco. Perfetto, ora le vado a fare tutte, ci vediamo subito dopo che facciamo la prossima cosa. Ovviamente questo si butta. Perfetto, allora ho finito, guardate, qua ci sono quelle che abbiamo preparato per essere messe nel vasetto. Ah, non vi ho detto, ma qua c'ho anche del peperoncino che io vado a mettere io, però vabbè, questo è opzionale. E queste qua invece le andrò a utilizzare per fare lo spaghettino di cui parlavo dopo, quindi via. Fiora di chi. Adesso, qua le lasciamo dentro qualche 2-3 minuti. Mi raccomando, tirate via il grosso del sale. Guardate, l'acquetta diventa, questo diventa bianco praticamente. E adesso lo andiamo a colare, perché devono essere praticamente asciutte. Che cosa abbiamo fatto con quel sale? Niente, si butta. Ok, quindi guardate che colore che hanno, come diventano belle. Sono completamente differenti da quelle che andate a comprare, eh?
qua stiamo parlando di un prodotto molto ma molto più buono. L'olio non l'ho tirato fuori, allora io vi consiglio di utilizzare l'olio extravergine di oliva, però voi potete anche mettere, se volete che hanno un sapore più delicato, potete andare a utilizzare anche dell'olio di semi di girasole, per esempio, che comunque è molto buono, fa bene al cuore, questo per andare a conservarle. Ma è influente, potete anche tagliare, mettere una parte di olio di oliva e una parte di olio di semi, quindi verrà il vasetto leggermente più bianco. Volete farlo con puro olio extravergine di oliva? Fate un po' come volete, poi cercate di capire quelli che sono i vostri gusti. Un consiglio: non utilizzate un olio molto corposo, molto forte, perché andrà a coprire, tra virgolette, perché comunque le alici o le acciughe hanno un sapore abbastanza forte, abbastanza deciso. Bene, le lasciamo colare un pochino e poi cominciamo a metterle nel vaso. Allora, mentre sto facendo scolare bene dall'acqua, non devo toccare l'acqua, mentre le facciamo colare bene dall'aceto e dal vino, abbiamo messo il barattolino dove poi le andremo a mettere dentro a bollire, ok? Lo facciamo bollire per una decina di minuti più o meno, in modo che si disinfetta completamente, perché è fondamentale che sia perfettamente igienico quello che stiamo andando ad utilizzare. E intanto ho preparato anche l'olio, come vi ho detto, ho fatto un misto di oli, ho fatto un misto di olio con una parte di olio extravergine di oliva e una parte di olio di semi di girasole, 50-50, ok, questo per conservarlo, perché se io mettessi soltanto l'olio extravergine di oliva può fare più figo, però poi in realtà qual è il problema? È molto molto saporito quest'olio, e allora evitiamo questa cosa. Quando il barattolino sarà pronto lo tiriamo fuori, ancora non deve essere freddo, lo asciughiamo bene, bene bene bene, non deve essere freddo, deve essere tiepido, gli andiamo a mettere subito dentro le acciughe e l'olio e poi lo rimettiamo qua dentro, perché dobbiamo andare appunto a creare quello che è il sottovuoto, e lo faremo andare qualche minutino in modo che si formerà questo vapore interno. Non deve cuocere, quindi non deve stare tanto tempo, però deve permettere di formarsi questa sorta di sottovuoto che permette una miglior conservazione del prodotto, perché vi ricordo, il problema botulino è un problema serio, non tanto viene con questo tipo di prodotti, perché comunque sono passate nell'aceto, sono sotto sale, quindi non andiamo tanto ad incontrare il problema botulino, più che altro lo incontriamo con le melanzane, quindi quando fate le melanzane sotto vuoto, sotto olio, lì dovete prestare molta più attenzione. Va bene, ok, adesso aspettiamo che sia pronto il barattolino e poi cominciamo la fase proprio dell'invasamento. Perfetto, voilà, adesso è pronto. Perfetto. Ok. Anche lo straccetto deve essere bello pulito, ovviamente. È caldo, brucia, brucia, ammazza se brucia. Però così va bene. Stessa cosa col tappo. Ok. Però è importante, dai. Ok. Tappo brucia meno. Intanto sto preparando la pasta, poi, perché con quelle che non ho, che non vado, brucia. Con quelle che non metto così sotto vuoto le andremo poi a mettere, andremo a utilizzarle anche subito. Fra l'altro è anche una sorta di metodo di conservazione, questo. Cercate di colarle bene in modo che non ci sia più né vino né aceto, anche se un pochino rimane non succede niente, anzi. C'è chi gli mette dentro una fogliolina di alloro, c'è chi aggiunge del pepe, c'è chi mette dell'aglio, c'è chi mette tante cose. A me piacciono così, praticamente, quasi naturali. E adesso andiamo ad inserire l'olio.
L'olio lo dobbiamo mettere fino a che copra, eh? Perfetto. Quindi tappiamo. Mettiamola giù. Bene. Così. Sono fantastiche. C'è un profumo che è spettacolare. Adesso che abbiamo fatto così, il vasetto intanto si è raffreddato un pochino, perché l'olio non era caldo. Ok? Adesso sentite la clip? Andiamo a mettere questo. Una volta che è chiuso bene, 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 mi raccomando, questo è fondamentale, mettete il vasetto a testa sotto e lo facciamo andare così per un paio di minuti, da quando ricomincia a bollire. Dopodiché il nostro lavoro sarà terminato. Perfetto. Quando fa questa cosa qua, perfetto, già sono passati un paio di minuti. Adesso spegniamo il fuoco, aspettiamo un attimino che diventa umano per non ustionarsi le mani, poi lo tiriamo fuori. Vediamo, ce la faccio, ce la farò, ce l'ho fatta, perfetto. Ecco, adesso faccio vedere una cosa, guardate, l'acqua è pulita completamente, l'importante è che era fuori dall'acqua. Vedete che non c'è niente di olio? Perché il vasetto era perfettamente chiuso. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Questa clip, vedete che adesso non fa più tic tac tic tac, ok? È perfettamente chiusa, è perfettamente sigillata, però non è in basso, è in alto. Perché è in alto? È perché ovviamente adesso lei ha creato il sottovuoto, ma si sono sviluppati dei vapori all'interno che tendono ad uscire, anidride carbonica, quindi abbiamo eliminato quello che è l'ossigeno quello che va a permettere ai microorganismi, ai batteri che ci possono essere all'interno di proliferare. In questo caso, se è fuori e non fa tic tac, è perfetto. Fra qualche ora, domani sicuramente, questo sarà in basso, quindi si sarà creato perfettamente il sottovuoto. Non deve cucinare, non deve stare molto. Guardate, è umano, perché comunque un minuto e mezzo, due minuti è fatto. Perfetto. E a questo punto il nostro vasetto con le alici è pronto. Bello. Adesso aspettiamo una settimana, chi ce la fa? 15 giorni ci vorrebbero minimo. E quanto tempo si conservano? Si conservano praticamente un anno qua dentro a vasetto chiuso. Vasetto aperto sono come quelle che comprate, quindi in qualche giorno vanno consumate. Consiglio di utilizzare vasetti piccoli, non di utilizzare vasetti grandi, a meno che non siete un grande ristorante dove ne utilizzate tantissime. Che cosa si fa con queste tantissime ricette? Io alcune le ho già fatte, altre le farò volta per volta. Quando le aprirò andremo a fare degli antipasti, andremo a fare dei primi, dei secondi, andremo a utilizzarle per tantissime cose. Bene, dai, comunque, vi ringrazio per la vostra attenzione, oh yeah! Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, che è quello dal quale mi state guardando in questo momento. Se è stato caricato questo video su qualche sito esterno, vi ricordo il mio sito internet, così potete guardare anche il mio sito, tutte le ricette, che è questo. Bellissimo, www.chefstefanobarbato.com e se non muoio. E bene, dai, un bel like che ci sta dentro, condividetelo con i vostri amici, bacio abbraccio, alla prossima video ricetta. Ciao! Quando è che possiamo far passare in fretta sto tempo, così almeno li possiamo assaggiare? Ah, io devo sempre fare la cosa.